perché così magari anche la riflessione è un po' più efficace. E questo per andare avanti. Ok. Allora, innanzitutto mi fa molto piacere che il tema sia lavori in corso, economia circolare, lavori in corso, perché corrisponde esattamente al forte impegno che abbiamo voluto mettere su questa prospettiva dell'economia circolare, che anche a nostro avviso, ad avviso della Giunta Raggi, e ricordo che oggi Virginia Raggi è impegnata appunto in un evento importantissimo legato alla legalità a Ostia, ed è per questa la ragione per cui non può essere qui, e comunque porto ovviamente i suoi saluti. Volevo appunto ricordare che questo tema dell'economia circolare è centrale, ma il problema è come declinarla nelle città, come declinarla nelle pratiche amministrative in modo da avere un risultato effettivo e concreto. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di fare, sia con l'approvazione di atti, sia con alcuni fatti che stiamo mettendo in campo, è proprio quello di declinare le nostre politiche sul tema dell'economia circolare. E il primo sguardo che abbiamo voluto affrontare è quello del settore, tra l'altro anche più complesso e più difficile, come sanno bene gli interlocutori anche presenti, che è quello del settore dei rifiuti. Ma allora abbiamo voluto dare anche una prospettiva. Come vedete abbiamo scritto: non chiamiamoli più rifiuti, perché noi dobbiamo superare questa logica per cui appunto i rifiuti sono sempre stati gestiti come elementi di scarto da buttare poi in discariche o in inceneritori, ma apriamo appunto una nuova prospettiva. E allora innanzitutto cerchiamo di capire come questa logica dell'economia circolare si declina in una città che è 15 città, sono circa 3 milioni e mezzo di abitanti equivalenti, e vorrei ricordare che un solo municipio, che è il nono municipio, sempre questo esempio per dare il senso della complessità dell'intervento che stiamo facendo, è grande come Milano, e questo dà il senso appunto della complessità degli interventi. Vedete, l'intera superficie di Milano, 182 km quadrati, è pari a quella del nono municipio di Roma. E noi allora abbiamo voluto proprio far comprendere la complessità degli interventi in queste grandissime città, dove fare un'inversione di rotta, che è quella che noi vogliamo fare, è certamente un'operazione complessa e difficile. E lo facciamo tra l'altro partendo da dove? Partendo da qui, dalla grande discarica di Malagrotta, per anni, 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 ha ospitato i rifiuti non solo dei romani, ma anche altro, come è ben noto, ma qui lascio alla letteratura il compito di approfondire che cosa è stata e ha rappresentato per Roma la discarica di Malagrotta. E quando si parla non ci sono impianti, eccetera, è ovvio, perché tutto finiva appunto in questa grande voragine poi cresciuta in realtà, che era la discarica di Malagrotta. Quindi noi partiamo da qui per andare qui, e cioè noi abbiamo approvato la delibera di giunta capitolina del numero 47 del 30 marzo 2017, quindi a pochi mesi dalla nostra dalla nostra attività anche concreta all'interno del Campidoglio, abbiamo voluto subito appunto inaugurare questa delibera in quest'ottica, nell'ottica appunto dell'economia circolare, con tutto quello che significa, e immagino che voi qui appunto, non mi ci soffermo, su questa dimensione avete già riflettuto nella prima parte di questo seminario. E allora noi ci siamo dati tre obiettivi molto chiari, sui quali vorremmo essere misurati. Sono obiettivi ambiziosi per una città come Roma, però questi sono gli obiettivi che a nostro avviso, anche a fronte della grande sfida dei cambiamenti climatici, del cambiamento dei modelli di consumo, devono essere raggiunti. E sono, in primo luogo, la riduzione dei rifiuti di 200.000 tonnellate al 2021, l'incremento della raccolta differenziata al 70% e la creazione di un'impiantistica sostenibile. Noi abbiamo già presentato e sono sottoposti a VIA
due impianti di compostaggio aerobico, ma dopo alla fine ci soffermeremo su questo. Ma partiamo dal tema della riduzione, un tema della riduzione che ha visto un trend interessante negli ultimi anni, tale per cui ad esempio tra il 2016 e il 2017 Roma è passata da circa 1.700.000 tonnellate di produzione di rifiuti a una diminuzione di circa 30.000 tonnellate, che annualmente potrebbe avere un peso. Questo ha anche significato naturalmente una riduzione dei costi di smaltimento e dei costi di raccolta, con un presunto, diciamo, ma anche acclarato risparmio di circa 4 milioni di euro. Questo per dire che cosa significa lavorare per la riduzione della produzione di rifiuti, perché davvero anche nelle grandi città si producono troppi imballaggi che non vanno a finire nella logica dell'economia circolare. Quest'anno abbiamo assistito invece, e questo lo devo dire perché la realtà va affrontata scientificamente, come ci ricordava prima appunto il docente, e cioè dobbiamo capire quali sono i trend. Gli ultimi 6 mesi hanno visto un incremento invece della produzione dei rifiuti molto forte. Nonostante questo, noi siamo impegnati proprio in questo obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti, che a nostro avviso è comunque un obiettivo raggiungibile. E allora dicevo appunto queste meno 200.000 tonnellate che sono importanti, che ci consentiranno di avere un delta, cioè arrivare a 1.500.000 tonnellate. E lo faremo come? Beh, devo dire che lo faremo con quelle azioni, e non so se è qui presente Roberto Cavallo, ma noi abbiamo preso, diciamo, gli spunti nati dalla riflessione che si è sviluppata a livello di Commissione Europea. Io ricordo ancora il convegno di Siviglia dove fu lanciata l'iniziativa meno 100 kg, ma da quell'iniziativa meno 100 kg che tante città hanno cercato di mettere in campo, noi abbiamo desunto una serie di azioni. Queste azioni sono 12 azioni che entro il 2021 noi mettiamo in campo, alcune sono anche già partite. È già partito il progetto della Green Card, che potrà contribuire dell'1% alla riduzione dei rifiuti. Sta partendo il progetto Acqui di Roma e il progetto di utilizzo di prodotti alla spina. È partito il programma contro lo spreco alimentare. E abbiamo iniziato il programma Acquisti Verdi, il Green Public Procurement, con un protocollo con il Ministero dell'Ambiente per avviare anche qui una politica di acquisti verdi, e così stiamo producendo attività come i protocolli per la gestione dei rifiuti in edilizia, che rappresentano una quantità e anche un elemento di grande pericolosità per il territorio, e così come le premesse per la tariffazione puntuale, ma adesso rapidamente ve le faccio vedere. E allora ci sono 5 progetti che sono quelli che stanno partendo adesso, che sono il progetto Mercati a Impatti Zero, il progetto sulle scuole, il progetto dedicato ai rifiuti elettrici e elettronici, il progetto RAE, il progetto Recupero Oli Vegetali Esausti e il progetto Metalli Non di Imballaggio. Ma in particolare stiamo partendo sostanzialmente col progetto, piace tantissimo naturalmente a Paolo Utter, perché so che lui ne sta seguendo tantissimi, questo progetto Mercati a Impatto Zero. Abbiamo fatto un test, quindi in sostanza noi interverremo su 15 municipi, 15 mercati, dove i beni alimentari venduti saranno in parte donati alle Onlus, in parte saranno dati alla Fondazione Bioparco e in parte saranno alla fine del mercato distribuiti alle persone in difficoltà. Tutto questo cosa porta? Porta a un risultato a nostro avviso importante. Innanzitutto 2.400 tonnellate di cibo recuperato, ma soprattutto 30 persone occupate pagate coi risparmi del mancato ritiro e conferimento dell'organico. E questo è un fatto molto importante, perché questo progetto appunto con il risparmio si autoalimenta e crea occupazione. Noi lo facciamo in collaborazione con
Roma Solidale, quindi il progetto nasce all'interno della progettualità con Roma Solidale e da questo punto di vista monitoreremo naturalmente il progetto e cercheremo, una volta completata l'esperienza nel 2018 con i 15 mercati, con gli altri mercati. Ancora, un altro obiettivo riguarda la raccolta differenziata, il 70%. Allora il nostro, ecco, tra l'altro abbiamo voluto fare anche un confronto con le città, un confronto che deriva dai dati appunto di Utilitalia, effettivamente ci confrontiamo su un terreno che non è così, cioè non è poi così significativo come si vuole anche spesso descrivere, ma il nostro modello si concretizza in quattro obiettivi fondamentali, che sono l'incremento della percentuale di raccolta differenziata, l'estensione del sistema di porta a porta con un nuovo modello, l'aumento della regolarità del servizio. Voi sapete che Roma presenta diversi problemi e dopo farò vedere anche la necessità di intervento di ottimizzazione di AMA e l'efficientamento dell'utilizzo delle risorse. Vado avanti, questo modello ha diverse caratteristiche che sono la raccolta domiciliare, le donbus ecologiche, i cassonetti intelligenti, ma soprattutto il decentramento, cioè la creazione delle AMA di municipio. Un'idea già proposta in passato che non fu realizzata, ma che a nostro avviso è l'unico modo per rispondere alle esigenze dei cittadini, cioè le AMA di municipio. Ci stiamo lavorando, stiamo realizzando le prime AMA di municipio in alcuni municipi, a breve appunto inaugureremo le prime sedi, che non sono solo sedi, ma sono un sistema logistico e di gestione. Questo perché, poi naturalmente adesso non mi soffermo, magari chi è interessato potrà avere anche le slide sulle diversità rispetto al passato, dove la cosa però incredibile che abbiamo trovato, e anche questo è un tema che può essere in qualche modo collegato con l'economia circolare, perché dall'indagine, dalla mappatura che abbiamo fatto, come si fa per ogni porta a porta serio, noi abbiamo scoperto sostanzialmente, ecco, questo è semplicemente un riferimento alla semplificazione rispetto a quello che avviene oggi a Roma. Oggi a Roma si fanno, dove c'è il vecchio porta a porta, 9 conferimenti. Noi abbiamo ridotto individuando delle giornate fisse dove c'è sempre l'organico e dove appunto a rotazione ci sono gli altri 3 conferimenti. Volevo però, l'utilizzo dei cassonetti intelligenti ci consentirà, e l'abbiamo applicato già adesso dove siamo partiti, di arrivare alla tariffazione puntuale, per cui sono già utilizzati in tutti i cassetti di doccini gli RFID, ma non dico una cosa nuova, la dico per Roma, perché in realtà in molte città italiane questo modello degli RFID è già assolutamente funzionante ed efficace. Applicarlo a Roma è un po' più complesso, ma noi ci stiamo provando. Questo è un esempio di domus ecologica che abbiamo realizzato a Ostia presso la Gabbianella. Queste oasi sono oasi dedicate, ne faremo 1000, dove ci sono grandi difficoltà appunto di gestione del sistema tradizionale appunto del porta a porta. È un porta a porta dedicato a un numero considerevole appunto di utenze. Vado velocissima per andare a quelli che noi riteniamo benefici che ci porteranno al risultato del 70% di raccolta differenziata. Non li sto a...